Allora oggi facciamo la settimana scorsa, facciamo 3 ore e andiamo via alle 2. E faremo un'ora, le prime 2 ore facciamo teorie. L'ultima ora facciamo esercizi sugli integrali. Allora, la prima ora, sugli integrali multipli, noi abbiamo visto la definizione di integrale di Riemann in Rn, però, e poi abbiamo visto anche il teorema di cambiamento di variabile negli integrali multipli. Però tutto ciò noi lo abbiamo applicato alle funzioni integrabili secondo Riemann, che vi ricordo sono limitate e nulle fuori di un insieme limitato, fuori di un intervallo di Rn. Quindi dobbiamo comunque andare a dire che cosa sono gli integrali impropri o generalizzati. Ok. Allora, qui evidenzieremo una differenza profonda che c'è tra l'integrale improprio in R e l'integrale improprio in Rn. Cioè, se vi ricordate, se io avevo una funzione che non era nulla fuori di un intervallo in R, per esempio dovevo integrare da 0 a più infinito, come si faceva l'integrale da 0 a più infinito? Si faceva l'integrale tra 0 e b, e poi si faceva tendere b a infinito. Ora, questo qua, questa cosa qui, non è più possibile. Perché? Allora, facciamo un esempio. Prendiamo questa funzione qua. Prendiamo esempio. Prendiamo f di xy uguale a, prendiamo per esempio la funzione x più y fratto 1 più x quadro più y quadro. Ok? Allora, questa funzione qui è una funzione limitata? Per quale motivo? Per esempio, f, se xy, allora, se la norma di xy, qua siamo in due variabili, no? Xy appartiene a R2. Anzi, mettiamo come vettore colonna. Se la norma di xy è maggiore o uguale di m, allora f di xy come lo posso maggiorare? Lo posso maggiorare? Allora, il numeratore chi è? È il prodotto scalare tra xy e 1, 1. Quindi qua faccio xy scalare 1, 1 e poi ci metti valore assoluto. Il denominatore invece lo devo minorare se voglio una, diciamo, se io voglio in valore assoluto maggiorare la mia funzione, devo maggiorare il numeratore e dall'altra parte invece minorare, diciamo, mettere una quantità più bassa del valore del denominatore. Il denominatore però è la norma di xy al quadrato più 1. Quindi se io ci tolgo 1 questo diventa più piccolo. Quindi questo che cosa, come lo posso maggiorare? Qui uso la disuguaglianza di
eccoci qua, e quindi ottengo la norma di xy per la norma di 1,1 che fa radical 2, stiamo con la norma euclidea, fratto la norma di xy al quadrato. Ma siccome questa era più grande di m, troviamo che tutto ciò è minore o uguale di la radice di 2 fratto la norma xy, che è minore o uguale di radical 2 su m. Quindi questa funzione è sicuramente limitata. Anzi, quando m tende a infinito, questo tende a 0. Questo mi dice che la mia funzione sia, diciamo, tende a 0 quando la norma dell'argomento tende a più infinito. Quindi è l'analogo di una funzione che andava a 0 all'infinito in analisi 1. Allora, potrei provare a integrarla in senso generalizzato. Però uno dice che succede? Io potrei fare l'integrale su R2 di x più y fratto 1 più x quadro più y quadro. Esiste, fa qualcosa. Allora uno potrebbe pensare, allora vedremo che a questa integrale non si può dare alcun senso. Perché? Allora uno potrebbe pensare, io dico, faccio, che ne so, se vado a fare il limite dell'integrale di x più y fratto 1 più x quadro più y quadro in dx di y su il cerchio di centro origine di raggio r, poi faccio il limite per r che tende a più infinito, faccio un disegnino qua, allora questo limite sicuramente fa 0. Perché fa 0? Perché tutti questi integrali fanno 0. Questo perché? Allora, questa funzione qui che proprietà ha? Ha la proprietà che qua e qua è positiva e qua e qua è negativa. Non solo, scusate, ho detto male, tagliato, qua è positiva, qua è negativa, perché qua sono negativi tutti e due, qua e qua è negativa, qua e qua è positiva. Però se io scambio di segno, cambio di segno tutti e due, sia la x che la y, il valore della funzione cambia di segno, cioè f di meno x meno y è uguale a meno f di xy. Perché semplicemente se ci metto meno x meno y quadro, y quadro non cambiano, meno x e meno y cambiano di segno, e quindi il meno lo posso portare qui nel valore della funzione. Allora questo cosa mi dice? Mi dice che allora consideriamo lo chiamiamo C'0R uguale C0R
intersecato l'insieme degli xy tali che x più y è maggiore o uguale di 0. Questo qua lo chiamiamo dr. D1R o D più R. Cioè sarebbe questo pezzo qua, questo insieme qua. Poi andiamo a considerare di meno R uguale C0R intersecato XY tali che X più Y è negativo. Oh, se ci metto l'uguale, questi due insiemi in realtà si intersecano lungo questo segmento. Ma se che, per esempio metto qua maggiore uguale, qua minore, o maggiore qua e minore là, i due insiemi non si intersecano. Segmento, l'integrale doppio sul segmento fa 0, che non è un problema. Allora, che cosa succede se io vado a fare l'integrale su d più r di f di xy in the x di y? Allora io faccio la sostituzione u uguale meno x, v uguale meno y. Allora questo diventa lo jacobiano duv duv in dxy è uguale a meno 1, 0, 0, meno 1. Il determinante della matrice jacobiana fa 1, questa è una semplice rotazione di 180 gradi. Quindi quando, tra l'altro, l'applicazione inversa è sempre la stessa, cioè se vado a fare dxy in duv viene la stessa cosa. Questo che cosa mi dice? Mi dice che questo qua, allora x uguale meno u, y uguale meno v, questa applicazione la chiamo gamma di uv. Allora lo jacobiano di gamma calcolato in uv è come prima meno 1, 0, 0, meno 1, questa è l'applicazione inversa. Allora, che cosa mi succede? Che questo è uguale a f di meno u meno v. Qua ci devo mettere il determinante dello jacobiano, il determinante dello jacobiano fa 1. Qua ci metto du dv e poi devo fare l'integrale su gamma meno 1 di d più r. Ma se io prendo questo insieme e lo ruolo di 180 gradi ottengo esattamente d meno r. Siccome questa funzione è dispari, questo meno lo porto fuori e che cosa ho scoperto? I nomi delle variabili sono delle lettere mute e quindi posso richiamarle xy. Ho scoperto che l'integrale su d più, cioè l'integrale su questo pezzo qua, è uguale all'opposto dell'integrale su questo pezzo qua. Quindi l'integrale su c chi è? È la somma dei due, e la somma dei due fa 0. E allora se la somma dei due fa 0, quindi ottengo questo, lo riscrivo meglio qua, ottengo l'integrale su c 0r di f di xy in dx di y uguale a 0 per ogni r, così dire, maggiore o uguale a 0. Ok? E ovviamente a questo punto, anche se faccio il limite su r che tende all'infinito, gli integrali sono tutti nulli e quindi questo integrale è 0. Quindi io potrei essere indotto a pensare, potrei essere indotto a pensare che questo integrale effettivamente faccia 0. Andiamo a vedere invece un'altra osservazione, sempre su questo integrale. Cancello solo qui, riscrivo la definizione della mia funzione qua sotto,
Adesso però voglio andarmi a stimare l'integrale su d più r di f di xy in dx dy. Cioè, voglio andare a stimare l'integrale qua su. Ok? O a calcolare, se ci riusciamo. Allora, come si fa questa integrale? Beh, io posso passare in coordinate polari, così facciamo anche un utile esercizio a fare un'integrale in coordinate polari. Qual è la descrizione del mio insieme in coordinate polari? Allora, in coordinate polari, se il raggio di questo cerchio è R, io devo fare l'integrale tra 0 ed R in del rho, perché il raggio varia tra 0 ed R, e poi però devo fare l'integrale anche in d-theta. In d-theta da dove varia a dove varia? Da, per esempio, meno pi greco quarti, se non voglio far scattare la discontinuità di theta a teta uguale a 0, invece di fare tra 0 e 2 pi greco faccio per esempio tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. Allora qua è meno pi greco quarti da meno pi greco a pi greco, pi greco mezzi più pi greco quarti, quindi a 3 pi greco quarti. Quindi devo fare da meno pi greco quarti a 3 quarti pi greco. Di che cosa? Adesso devo sostituire la funzione. Allora la funzione è rho. Questo è rho cos teta, questo è rho sin teta, quindi è rho cos teta più sin teta fratto 1 più rho quadro. E poi però che cosa c'è? Che ci manca? Il determinante dello cubiano, che quanto fa? Fa rho pure lui. Ok? Ok. A questo punto questo è un integrale, si dice, che si fattorizza. Perché? Innanzitutto in rho e teta è un integrale su un rettangolo, quindi io posso scambiare l'ordine di integrazione come mi pare. Scusate, qua ci manca d teta. Però in realtà mi conviene fare prima l'integrale di d teta. Allora, qua cosa mi viene? Integrale tra 0 ed r, qua mi viene rho quadro fratto 1 più rho quadro per, e devo fare questa integrale. L'integrale, una primitiva di sin teta più cos teta è meno cos teta più sin teta. Questa la devo valutare a meno pi greco quarti e a 3 pi greco quarti. E poi devo fare integrale in dietro. Ok? Allora, a 3 pi greco quarti il... Allora, innanzitutto questa funzione qua, la meno pi greco quarti a 3 pi greco quarti, cambiano segno tutte e due. Però la valutazione nell'estremo inferiore c'è il meno davanti, quindi ricambia segno, quindi è uguale alla valutazione nell'estremo superiore. Nell'estremo superiore, qui il seno vale radical 2 su 2, il coseno vale meno radical 2 su 2, col meno davanti vale un altro radical 2 su 2, quindi la somma fa radical 2 sopra, poi c'è meno meno radical 2 sotto, quindi viene 2 radical 2. Quindi qua mi viene 2 radical 2 integrale tra 0 ed r rho quadro fratto 1 più rho quadro in del rho. Questo integrale è facilissimo da calcolare, perché viene 2 radical 2 per questo che è 1 meno 1. Qua lo posso scrivere
1 meno, lo riscrivo meglio cancellando, 1 meno 1 fratto 1 più lo conto. Okay? Perché quando vado a fare la somma viene 1 più lo quadro meno 1 che fa lo quadro. Ok? Ma l'integrale di 1 tra 0 ed r fa r, l'integrale di 1 fratto 1 più rho quadro fa cotangente di rho valutato tra 0 ed r fa cotangente di r, e per r che tende a più infinito questo a quanto tende? Più infinito. Quindi vedete, no, io ho preso una funzione, bastava anche qua, anche se non ci mettevo x più y, bastava anche 1. Se ci mettevo 1, l'unica cosa che cambiava, questi non c'erano, quindi l'integrale da meno pi quadrato a 3 pi quadrati faceva, beh, in quel caso gli insiemi non erano questi, però per esempio se lo prendevo sul primo quadrante, no, uno non lo potevo prendere, dovevo mettere una cosa almeno che cambiasse segno, perché sennò è chiaro che sì, per questo ho messo. Quindi, comunque, insomma, questa integrale va a più infinito. Che cosa ne consegue? Che l'integrale sull'altro pezzo andrà a meno infinito. Se no, il limite della somma non poteva andare a zero. Quindi, allora, facciamo un esempio. Se r è 100, questo integrale quant'è? È 2, circa 200 radical 2, questo praticamente vale pi greco mezzi meno pi greco radical 2. Ok? Se r è 1000 vale 2000 radical 2 meno pi greco radical 2 circa. Quindi come vedete, questa integrale qua, mano a mano che vado avanti, mano a mano che allargo il cerchio, è enorme. E perché va a zero la somma? Semplicemente perché ce ne sta un altro enorme dall'altra parte che è negativo. È chiaro? E allora questo non va bene. Perché non va bene? Perché se noi prendiamo l'integrale su C0R del valore assoluto di f di xy in de x de y, e questo quanto farà? Se ci metti il valore assoluto, questo farà il doppio di quello, e quindi per r che tende a più infinito, tende a più infinito. Quindi semplicemente quell'integrale, questo è vero che questo limite fa 0 perché questo integrale è nullo per ogni r maggiore o uguale di 0, però è anche vero che la funzione si dice non è sommabile. Ma adesso daremo la definizione. In questo caso, noi, mentre in analisi 1, se vi ricordate, ricordate sen x su x, in quel caso, se facciamo il valore assoluto, la funzione del valore assoluto di sen x su x tra 0 e più infinito, lo stesso, l'integrale andava più infinito. Però in quel caso l'integrale lo accettavamo. Perché in questo caso no? Perché io ho deciso, per fare l'integrale su tutte e due, se faccio questo limite, c'è una decisione sottostante. Qual è la decisione? Di invadere R2 con dei cerchi. Però chi mi poteva impedire di prendere i cerchi, invece di centrarli nell'origine, li centravo nel punto 1, 0. Ora che succede? Questo punto sta nella zona dove la mia funzione è positiva, quindi è come se io avessi spostato il centro di questi integrali nella zona dove la funzione è positiva.
Allora che cosa succede? Che quando vado a fare questi integrali non sono più nulli, e quando vado a fare il limite non è più nullo. Addirittura, scegliendo gli insiemi in modo opportuno, posso fare in modo che il limite venga finito, positivo, finito, negativo, oppure più infinito, oppure meno infinito. A questo punto uno dice, e vabbè, ma allora se io invado è... Scordatevi che qua conosciamo la funzione, io devo dare una definizione che deve valere per tutte le funzioni. Allora, siccome questa funzione, allora, se per esempio questa funzione la traslo, uno dice vabbè, no, ma io devo prendere i cerchi dicendo l'origine, perché l'origine io l'ho fissata, vale per tutti. Vabbè, allora prendo, invece di traslare i cerchi, traslo la funzione, la stessa cosa. A quel punto, se qua per esempio invece di metterci x e y metto x meno 1 più y e x meno 1 quadro più y quadro, è come se avessi spostato il centro nel punto 1, 0. Ok? A quel punto che cosa mi succede? Che questi limiti non sono più 0, magari fanno più infinito. Però se immato con un'altra diciamo con altri cerchi, allora il limite mi viene 0. Allora questo limite non può dipendere da come io decido di immatere R2. Nel caso di R era facile, perché un punto lo dovevi fissare e per andare più infinito c'era solo un modo: allungare il segmento che arrivava a prendere tutta la semiretta. Invece qua per immatere R2 io posso immaterlo con i cerchi, potrei immaterlo con i quadrati, per esempio potrei dare un'altra funzione che se immato con i cerchi il limite tende a 0, ma se lo immato con i quadrati il limite non tende a 0. Dovrebbe essere più complicato di questa qui, però. Chiaro? Quindi a quel punto uno dice perché i cerchi sì e i quadrati no? Ok? Allora, la risposta a tutto questo discorso, a questo esempio qui, è che per poter fare gli integrali impropri in R2 vogliamo che questo limite qua sia finito. Adesso diamo le definizioni relative. Allora, diciamo prendiamo definizione. E con H, chiamiamola E con H e adesso siamo in Rn. La successione di insieme con H si dice che invade Rn se solo se, per definizione, E con H è contenuto in E con H più 1, esiste la misura di E con H per ogni H, cioè sono tutti insieme misurabili secondo Peano Jordan, e poi l'unione per H che va da 1 a infinito di E con H fa tutto il re. Quindi l'idea è semplice, io ho degli insiemi, mi allargo, non specifico come sono fatti gli insiemi, però la cosa è che quando faccio l'unione di tutti gli insiemi, allora gli insiemi sono uno contenuto dentro l'altro,
Poi quando faccio l'unione di tutti gli insiemi, quest'unione mi deve dare tutto il re. Ok? Allora, che succede? Prendiamo una funzione non negativa. Allora, sia una funzione f da Rn a valori in R, f maggiore o uguale di f di x maggiore o uguale di 0 per ogni x appartenente a Rn. F si dice è integrabile, questa è sempre un'altra definizione. Integrabile in senso improprio o generalizzato su Rn se e solo se per definizione. Allora, primo fatto, esiste l'integrale su e con h di f di x in dx. Oh, questo è un integrale multiplo, perché x è uguale a x1 xn, quindi questo qua è f di x1 xn in dx1 dx2 dxn, è un integrale multiplo, questo per ogni h appartenente a n. Secondo fatto, esiste il limite per h che tende a infinito dell'integrale di e con h su e con h di f di x in dx uguale, chiamiamolo a lambda, che però deve essere minore di più infinito. Ovviamente se io prendo la funzione, chiamiamola, questi numeri chiamiamoli lambda h. Ovviamente lambda h sono tutti maggiori o uguali di 0 e lambda h è una successione monotona non decrescente, perché la funzione è positiva, quando la integro in un insieme più grande l'integrale non può scendere. Quindi quello che voglio è che questa, essendo una successione positiva e monotona, cosa può fare questa successione? O converge un numero finito oppure diverge. Allora, noi diciamo che la funzione integrabile in senso improprio quando questo integrale converge. Oh, qual è il punto? Il punto è osservazione senza dimostrazione. Sia f, per definire questi integrali io ho avuto bisogno di una successione che naturalmente con h è come sopra, una successione che invade Rn. Non è che prendo degli insiemi qualunque, prendo come insiemi una successione che invade Rn. Sia f maggiore o uguale di 0 integrabile in senso improprio su Rn, e sia il limite su h dell'integrale su e con h di f di x in dx uguale lambda. Poi prendiamo f con h, in realtà questa dimostrazione è banale, f con h un'altra successione che invade Rn.
Allora, il limite su h dell'integrale su f con a di f di x in dx fa sempre l'a. Cioè, cosa sto osservando? Che se cambia la successione che invade Rn, il risultato dell'integrale improprio non cambia. E che significa? Perché per fare l'integrale improprio tu puoi scegliere la successione che ti pare: cerchi, quadrati, se siamo in R2, se no sfere, ipersfere, se siamo in R3, in Rn, oppure sfere, cubi, quello che ti pare, parallele P, basta che invada Rn. Allora, perché la dimostrazione è facoltativa, ve la faccio a voce, tanto rimane sulle... Allora, perché questo limite è uguale? Adesso lo spiego. Chiaramente io basta che dimostri che uno dei due è maggiore o uguale dell'altro, perché poi basta, se riesco a dimostrare una disuguaglianza, scambiando il ruolo di con H e F con H, riesco a dimostrare pure l'altra. È chiaro? Allora, prendiamo un, per esempio, F10. Ok? Fissiamo uno di questi F con H. Siccome l'unione di E con H è uguale a tutto Rn, diciamo, aggiungiamo E con H limitato per ogni H. E poi aggiungiamo anche che per ogni insieme limitato esiste un H0 tale che EH0 contiene. Ho leggermente ridotto la classe delle mie successioni che immatano Rn, ma questo per evitare, andava bene pure prima, però questa qua rimane un'amplissima classe di successioni immatenti a Rn. Ok, allora noi che cosa abbiamo? Una successione che invade Rn è fatta così, è fatta da limitati che però si allargano, quindi da un certo punto in poi, se io prendo un insieme fisso da un certo punto in poi lo contengo. Allora, per esempio, torniamo qui, prendiamo F10, Y con H, siccome F10 è limitato perché è di una successione invadente, Y con H a un certo punto ci sarà un E con H che contiene F10. Quindi l'integrale su quelle con H sarà maggiore o uguale all'integrale su F10. Quindi questo limite sarà maggiore dell'integrale di F su F10. Ma questo vale non per l'indice uguale a 10, ma vale per tutti gli indici. Quindi siccome questo limite è maggiore o uguale di tutti questi integrali, questo limite è maggiore o uguale di questo limite. Rovesciando il discorso, ovviamente. Quindi, se noi prendiamo questi insiemi che si allargano e immatano tutto Rn, se la funzione è positiva non ci sono problemi. Ok? Se invece la funzione non ha segno costante, ripeto, vi potrei dare un esempio un po' più sofisticato di quello di prima, in cui se immato con i cerchi il limite magari fa 0, se immato con i quadrati il limite non fa 0. È chiaro? Ok. Allora, a questo punto, qual è la definizione giusta? La definizione giusta è questa qui. Adesso abbiamo F
Quando io dico esiste l'integrale su ogni con h, sto... questa è una proprietà importante, perché per esistere l'integrale la f deve essere integrabile secondo Riemann su ciascuno di questi insiemi qua, che sono misurabili secondo Piaget. Allora, qual è la definizione per una funzione di segno qualunque? Per una funzione di segno qualunque, allora, sia f da Rn in E, f si dice sommabile su Rn se solo se, per definizione, l'integrale su Rn del valore assoluto di f di x è minore di più infinito. Ok? La funzione che abbiamo presentato prima era sommabile? No! Perché sommabile equivale all'integrabilità in senso improprio della parte positiva e della parte negativa. Quindi osservazione: f è sommabile su Rn se solo se, per definizione, l'integrale su Rn di f più x in dx è minore di più infinito e l'integrale su Rn di f meno x in dx pure è finito. Vi ricordo che f più è uguale al massimo tra f e 0 e che f meno è uguale a meno il minimo tra f e 0. Poi abbiamo che il valore assoluto è uguale alla parte positiva più la parte negativa, mentre invece f è uguale a f più meno f meno. Queste sono le relazioni che ci sono. F si dice integrabile in senso improprio generalizzato se e solo se F è sommabile, per definizione. In tal caso si pone integrale di f in dx uguale integrale della parte positiva meno l'integrale della parte negativa. Ovviamente l'integrale del valore assoluto invece sarà l'integrale della parte positiva più l'integrale della parte negativa. Quindi qua noi pretendiamo, quindi mentre in R le funzioni di, per le funzioni di una variabile c'era l'integrabilità e l'assoluta integrabilità, una funzione per noi è integrabile in senso improprio se solo se è assolutamente integrabile o sommabile, preferiamo dire sommabile in questo caso, cioè se solo se è integrabile il valore assoluto. Però l'integrale del valore assoluto è l'integrale della parte positiva più l'integrale della parte negativa. Ovviamente l'integrale di f sarà l'integrale della parte positiva meno l'integrale della parte negativa. Cioè il problema da evitare è quando qui viene infinito o infinito. Quello non lo vogliamo.
Se abbiamo una funzione che per esempio la parte positiva è sommabile e la parte negativa no, allora diciamo che è semi integrabile, solo il pezzo positivo è integrabile. Però gli esempi peggiori avvengono quando nessuno dei due, delle due parti positiva e parte negativa sia diciamo integrabile. In quel caso abbiamo visto che se uno fa quell'integrale lì che abbiamo fatto noi, cioè facendo l'integrale sul cerchio di centro origine di raggio R, facendo tendere R a infinito, si può fare come limite, però non si chiamerà integrale. In certi casi lo farete, in altri si chiamerà integrale in modo principale. Ok? In realtà si fa per esempio su R, no? Spesso tra meno R e R si fa l'integrale in modo principale. Però si può fare. Se io specifico una certa particolare successione chiamata Rn, allora però non devo dargli un nome particolare, perché cambiando la successione chiamata Rn potrebbe cambiare il risultato. Invece per le funzioni sommabili questo non succede. Perché? Perché la parte positiva e la parte negativa hanno integrale finito, quindi tu le puoi integrare separatamente, e là l'integrale, qualunque sia la successione chiamata Rn, non cambia. Ok? Dopodiché fai l'uno, fai l'altro e poi fai la differenza. Quindi anche se fai l'integrale di f su qualunque successione chiamata Rn, il limite farà la differenza dei limiti. Farà l'integrale della parte positiva meno l'integrale della parte negativa. Quindi, diciamo, tutto questo discorso, tutto questo ambaradam è servito a dire che se una funzione non è sommabile su Rn, allora per gli integrali in senso improprio non ci piace. Quindi se volete fare l'integrale in senso improprio di una funzione, prima controllate che la funzione in valore assoluto abbia un integrale finito, e dopo vi scegliete la successione che chiamate cerchi, per esempio se siamo in R2, cerchi, guardate, quello che vi pare, quello che vi viene meglio per calcolare l'integrale, e poi vi fate il limite dell'integrale di R. Chiaro? Quindi questo è qua. Andava detto perché, diciamo, andava detto. Ok. Bene, allora adesso ci fermiamo 5 minuti, poi come teoria iniziamo un nuovo argomento.